Ciao a tutti, mi presento, io sono Olga Bargellini. Mi sono laureata alla Facoltà di Scienze Motorie, sia triennale che magistrale a Firenze e oggi insegno principalmente danza e Pilates alla Polisportiva Curiel di Pontassieve. Quello che faremo con il video di oggi e i prossimi video sarà vedere che cos'è il Pilates, quali sono i suoi principi fondamentali e alcuni degli esercizi del repertorio di Pilates Mathwork. Prima di cominciare voglio ringraziare il Comune di Pontassieve che ci ha dato la disponibilità a partecipare a questa iniziativa. Proprio per promuovere l'attività fisica all'interno delle vostre case in questo difficile periodo di quarantena. Spero che questo video vi sia utile, che parteciperete e soprattutto che vi divertirete insieme a me. Vi spiego intanto che cos'è il Pilates Mathwork. Il Pilates intanto è una disciplina olistica, ovvero è presente una componente fisica e una componente mentale. Quindi è necessario essere presenti sia fisicamente, quindi partecipare in modo attivo con il nostro corpo, ma è altrettanto necessario la componente mentale, ovvero essere concentrati su quello che stiamo facendo in un determinato momento e su come lo stiamo facendo. Si chiama precisamente mathwork quello che faremo perché andremo a lavorare su un tappetino. Quindi faremo un piccolo riscaldamento in piedi, ma la gran parte del lavoro del Pilates Mathwork è appunto su un tappetino. Se ne avete uno a casa, ben venga, altrimenti va bene il tappeto del salotto, magari con un asciugamano sopra. Se possibile, cercate di avere un abbigliamento comodo e di essere scalzi. Ora, la prima cosa che vedremo insieme sarà la respirazione, che nel Pilates è uno dei principi fondamentali. E si compone di due fasi, una fase di inspirazione dove si prende aria dal naso e una fase di espirazione dove si butta fuori l'aria dalla bocca. Quello che faremo durante la fase di inspirazione sarà cercare di espandere la gabbia toracica lateralmente e posteriormente, senza sollevare le spalle, cosa che invece facciamo di solito. Mentre nella fase di espirazione cercheremo di chiudere le costole come se si toccassero tra di loro e abbassare la gabbia toracica, mentre la pancia viene risucchiata verso l'interno. Cominciamo quindi portando i piedi paralleli, separati dalla larghezza delle anche, e portiamo le mani in appoggio sopra la gabbia toracica. Cercate di spingere le spalle lontane dalle orecchie e inspirando provate a spingere le mani verso l'esterno attraverso la respirazione. Inspiro, cerco di espandere la gabbia, fuori l'aria, pensa di chiudere le costole. E ancora, inspiro, cerca di espandere lateralmente, fuori l'aria, chiudo e continuo. Cerco di mantenere sempre le spalle lontane dalle orecchie e attivo bene l'addome spingendo la pancia in dentro e l'ombelico alla colonna. Ancora uno. E fuori l'aria. Cerchiamo di mantenere questa respirazione per tutta la durata degli esercizi, in modo da attivare bene la fascia addominale, che è uno degli obiettivi del Pilates, rinforzare la fascia addominale attraverso la respirazione. Cercando di tenere a mente questa respirazione, cominciamo il riscaldamento. Manteniamo i piedi paralleli e cerchiamo di sentire il peso in appoggio bene su entrambi i piedi e distribuito su tutta la pianta del piede. Quindi cercate di capire bene dov'è il vostro centro senza essere sbilanciati sul tallone o sull'avampiede. Lasciamo le braccia lungo i fianchi ed inspirando saliamo sugli avampiedi. Fuori l'aria, scendo, inspiro, spingo bene gli alluci cercando di non andare con il peso sui mignoli. Continuo, al prossimo solleviamo anche le braccia. Inspiro, fuori scendo, inspiro, fuori scendo. Mantieni sempre le spalle lontane dalle orecchie e spingi bene gli alluci a terra. Ancora uno e mi fermo. Faccio salire solo le braccia
Inspirando, tiro le mani al soffitto e fuori spingo giù le spalle. Mobilizzo bene le spalle. Ultima volta. E apriamo ora le braccia all'altezza delle spalle. Cominciamo a fare piccoli cerchietti in avanti, pensando con le mani di andare a toccare le pareti. Ed invertiamo, piccoli cerchietti indietro. Mi fermo, ruoto i palmi delle mani in avanti, al soffio dell'aria chiudo le braccia, inspiro, apro, continuo, scavo bene nella pancia, chiudo la gabbia toracica, al prossimo continuo e sollevo una gamba alla volta. Inspiro, inspiro. Fai attenzione a riportare sempre i piedi separati della larghezza delle anche. Ultimi due. E rimaniamo con la gamba destra sollevata. Mantieni l'equilibrio. Da qui apro le braccia in diagonale. Inspiro, torno. Inspiro, torno. Ancora due. Mi fermo. Ora mantengo sempre l'equilibrio e ruotiamo la caviglia all'esterno per 5 volte e all'interno per 5 volte. Quando ne ho fatti 5, porto le mani sui fianchi e stendo la gamba avanti. Inspiro, torno. Inspiro, torno. Spingo bene dal piede a terra per mantenere l'equilibrio e mi fermo. Da qui ruotiamo l'anca verso l'esterno, cercando di mantenere il busto completamente immobile. Ancora uno. Mi fermo, riappoggio la gamba a terra e andiamo a sinistra. Chiudo le braccia, sollevo la gamba, rimango in equilibrio, apro in diagonale 4 volte. Spingo bene dal piede sotto a terra, al quarto mi fermo, tengo l'equilibrio, ruoto la caviglia all'esterno 5 volte e al contrario all'interno 5 volte. Porto poi le mani sui fianchi, stendo la gamba avanti e torno 5 volte, mantieni bene tutto il busto fermo, al quinto mi fermo e ruotiamo all'esterno l'anca. Per 5 volte, mantenendo sempre tutto il tronco immobile. Al quinto mi fermo e riappoggio, piedi sempre paralleli. Giro di profilo così vedete meglio. Teniamo le mani sopra il bacino e controlliamo che le anche e il pube siano sullo stesso piano. In questa posizione il bacino è in neutro. Questo è un altro dei principi fondamentali del Pilates, mantenere la posizione neutra del bacino. Ora al soffio dell'aria pieghiamo le gambe, inspiro, stendo, ancora, inspiro, stendo. Cerca di mantenere le ginocchia parallele senza avvicinarle tra di loro e mantieni il busto e il capo fermi. Ultima volta rimango con le gambe piegate. Ora al soffio dell'aria immaginate di avere una parete dietro la schiena. Andiamo a schiacciare la zona lombare contro questa parete. Inspiro, torno in neutro. Fuori. Inspiro, torno in neutro. Ancora. Inspiro, torno in neutro. Questo movimento si chiama retroversione del bacino. Ultima volta. Mi fermo in neutro. E stendo di nuovo le gambe. Uniamo il movimento anche con le braccia. Al soffio dell'aria piego le ginocchia, vado in retroversione, chiudo le braccia avanti, guardo in mezzo ai piedi, inspiro, stendo e di nuovo fuori, piego, retroversione, guardo in mezzo ai piedi, inspiro, stendo, ancora. Inspiro, stendo, ultimi due, mobilizzo tutta la colonna. E ritrovo l'allineamento. Ultima volta, inspiro, stendo e mi fermo. Da qui divarichiamo le gambe, ruotando i piedi all'esterno e portiamo le braccia una sopra l'altra davanti al petto, le spalle sempre lontane dalle orecchie. Al soffio dell'aria pieghiamo entrambe le ginocchia. Inspiro, stendo. Inspiro, stendo. Continuo facendo